Locatelli. Eccola, ha votato. Allora, Mangello. 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 Segoni. Rizzo. Rizzo. Allora, vedo che ancora c'è problema con il dispositivo. Eccolo, ha votato Brugnarotto. Ha votato? Sì. Ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 85, contrari 301, la Camera respinge. Siamo al 64, Fraccaro, anche qui c'è una riformulazione. Deputato Fraccaro, prego. Grazie Presidente. Non accetto la riformulazione, chiedo invece ai Questori di rivalutare il loro parere perché noi chiediamo semplicemente di adeguare l'amministrazione in Camera a quello che avviene nella pubblica amministrazione esterna a questo palazzo, cioè introdurre una rotazione per le posizioni funzionali ricoperte dai consiglieri capo servizio. Una rotazione automatica e certa. Invece i Questori propongono una riformulazione nel senso di non rendere automatica questa rotazione, ma in questo modo non solo non ci adeguiamo all'amministrazione pubblica a quello che avviene all'esterno, ma addirittura viene meno il senso della rotazione. Se lo lasciamo in balia della valutazione dell'amministrazione stessa, viene meno il senso della rotazione perché è quello di garantire imparzialità ed efficienza. Torniamo sempre al sistema Camera che deve essere diverso e non deve mai accettare quei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza che invece si sta cercando di portare alla pubblica amministrazione. Se abbiamo fatto una norma per l'esterno, perché non adottarla anche per l'interno? Se l'abbiamo fatta per l'esterno è perché anche voi la ritenete utile. Tutto qui. Ok, se non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. Il parere è contrario. Siamo al 64, colleghi. Dall'osso. Fusilli. Fusilli. Palma. Palma. Allora, forza colleghi, siamo. Allora. Sisto. Allora, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 109, contrari 292, la Camera respinge. Siamo al 65, Fraccaro, accolto come raccomandazione e c'è una riformulazione qui. Deputato Fraccaro, prego. Grazie Presidente. Molto umilmente, oggi quando un deputato del PD ha chiesto un parere, un intervento da parte dei Questori, lei ovviamente ha sollecitato subito dopo l'intervento, l'ho chiesto io, siamo andati subito in votazione fregandosi della mia richiesta. Quindi magari se potesse utilizzare lo stesso attenzione anche per esponenti del Movimento 5 Stelle. Detto questo, al di là di ogni polemica, era perché era interessante dialogare con i Questori su un punto, vorrei chiedere anche qui ai Questori di rivalutare la loro posizione perché cosa è successo? Qui chiediamo una razionalizzazione del sistema dell'amministrazione.